Bentornati ragazzi, io sono sempre Fradival e stiamo continuando la campagna, la storia di TimeSplitters 2. Abbiamo finito il 1990 a Siberia e torniamo indietro di circa 60 anni. Torniamo nel 32 a Chicago. E in quest'altro livello quindi troviamo altri personaggi, un'altra ambientazione, ma la missione di fondo rimane la stessa: trovare e recuperare il cristallo del tempo rubato dai TimeSplitters. Noi infatti siamo Cortés, ci trasformiamo in un personaggio di una certa epoca, assumiamo cioè le sembianze di questo personaggio, però rimaniamo sempre Cortés. Quindi iniziamo Chicago, facciamo sempre modalità normale. Questa è la descrizione. Big Tony sarebbe il mafioso dell'epoca, della situazione. Infatti il livello è un'intera parodia del Padrino, di C'era una volta in America, di Quei bravi ragazzi, e insomma tutti i film sulla mafia italo-americana. Perfetto, come al solito la descrizione ve la lascio così un attimo, giusto se volete leggerla, però iniziamo. Noi siamo Jack Fenton, cioè siamo un investigatore privato che è stato cacciato via da Chicago da Big Tony, ma adesso siamo tornati in città per vendicarci. Torniamo quindi nel proibizionismo e uccidiamo Big Tony. Chicago. And I've had a belly full of it. Everyone's on the take. The DA, City Hall, even the cops on the beat, being paid to turn a blind eye. But me? I couldn't. So I got out. It's all down to Mr. Big. He's cost me everything. So tonight I send him a message. And boy, will he take the bait. What am I worried about? It's not me that's got to tell the boss. And Francis can handle himself. Yeah, he can look after himself. What? He's back in town. What? He's back and he's looking for you. Francis! Come on, you stupid! I want that son of a. I want him dead, you hear me? Dead! Dead. Yeah. We'll see Eccolo about qui, that. Jack From Fenton. now on, Big, you better watch the shadows, because I'm taking you Probabilmente down. questo è il mio livello preferito di TimeSplitters 2, raga. A parte che la canzone è proprio, sa, proprio di quella sviolinata, di quell'atmosfera proprio da mafia, no? Tutta misteriosa, gangster. Sentite. Bello, bello. La nostra partner in questo caso in coop sarebbe stata Lady Jane, che ovviamente, che lo dica a fare, è una bellissima ragazza come tutti i personaggi di TimeSplitters. E dobbiamo beccare Marco. Marco sarebbe l'infiltrato nella banda di Tony. Ovviamente. Oh. Ovviamente Marco è un italiano. Oh, porca miseria. Ehi, che è? No. Ma chi è che. Regà, vi giuro che non lo vedo. Vabbè, non fa niente. No, era qua. Vabbè, raga, scusate, ma un attimo che. Voglio ricominciare il livello, no, scusate, se no. Quindi, raga, facciamo questa cosa con calma. Come vedete, l'atmosfera è completamente cambiata, no? Come in TimeSplitters 3. Quindi abbiamo personaggi diversi, ambientazioni diverse. È una storia diversa. C'erano delle bombe lì. Vabbè, fa nulla, dai, non ci servono. E quindi adesso iniziamo. Questo livello me lo ricordavo da piccolo. Però anche questo in modalità difficile, non scherza mica, eh. Vedete sta pistola? Questa è quella presente in Scotland e Brave di Future Perfect, la stessa identica. Allora, noi dobbiamo svuotare tutti i barili di whisky, perché ovviamente, come sapete, l'alcol è illegale, no? Siamo nell'epoca del proibizionismo e noi da bravi e onesti detective, che siamo stati cacciati via dalla città perché onesti, siamo tornati a vendicarci, ma non solo di Tony, ma di tutti, di tutti i nostri colleghi. Quindi in realtà
il personaggio di Jack Fenton mi è sempre piaciuto, perché è un detective onesto, ligio al dovere, che torna tutto incazzato nero a Chicago e vuole farla finita, vuole regolare i conti. Bello, bello. Intanto svuotiamo i barili e siamo per le strade di Chicago. C'è un telefono che suona e noi dobbiamo rispondere. Chi sarà mai? Vediamo un po'. Lì dei gangster che si aggirano tutti minacciosi. Ah no, quello è un civile. Lì c'è un gangster. Oh, col Tommy Gun. Ok, rispondiamo, regà. Ok. Credo che abbia sbagliato il numero. Ok. Poi in questo livello c'è una frase che è famosa tra i fan, che era tipo: penso che hai sbagliato numero, amico. Tipo, you got the wrong number, dear. Però detto da Marco. Ecco il Mitra Tommy. Bellissimo. Sta scappando il fratello di Tony, regà. Dobbiamo fermarlo. No. Ok. È morto anche il fratello di Tony. Il fratello di Tony che tra l'altro non si vede mai nel gioco. Oh, ma quanto è bello il Tommy Gun. In TimeSplitters 3 non c'è. Peccato, perché veramente è bello. Poi vabbè, il simbolo della mafia italo-americana, no? C'è anche in PUBG Mobile. Ok, svuotiamo quest'altro barile. E ora ci facciamo un giro. Dobbiamo andare all'edicola. Qui, se entriamo in questo bar, non c'è niente. Quindi andiamo da Marco. Vediamo che ci dice Marco. Che dici, Marco? Per me cala il sipario. Vedremo, cacchio, vedremo. Ora ci sono tutti i gangster di Tony che ci vogliono ammazzare, regà. Ma noi non ci facciamo intimorire, regà. Avete preso l'uomo sbagliato. Grande Jack Fenton, cazzo. Grandissimo. Ok, noi ammazziamo tutti i gangster. Facendo questo livello mi sta venendo ancora più voglia di giocare a Mafia, il gioco del 2002. Infatti lo riprenderò. Ok, tutto a posto, regà. Ok, possiamo tornare da Marco. Siamo messi abbastanza bene ad energia. Bella poi l'atmosfera di Chicago, cioè l'hanno creata bene. Piccola, però ha il suo perché, secondo me. Oh! Madonna, che paura. Andiamo? Scusate ragazzi, si era un attimo bloccato il programma di registrazione. Però tutto a posto, sta registrando. Ora dobbiamo proteggere le spalle a Marco. Quindi stiamo attenti, raga. Poi Marco, tra l'altro, che, cioè, cammina pianissimo nelle strade. No! È un civile lui. Nelle strade di Chicago. Cioè, boh, lo vogliono ammazzare. Lui si fa la passeggiata, capito? Cioè, non è che scappa. Yeah! Minchia. Oh no, raga. Non lo vedo, cacchiarola. Ah, è là. Cacchio. Raga, aspettate un attimo, raga. Ecco qua. E dai, però. Ma dov'è l'altro? Raga, vi giuro che non lo vedo. Porca miseria, dov'è? Ok. Dai, Marco. Ma sto coglione. Dai.
Ma proprio con calma, ma sì, mi stanno solo sparando addosso in mezzo alle in mezzo alla strada, chi se ne frega, no? Dov'è? Ok. Ok, ma prendiamo la tessera. Ok, Mark è scomparso nel nulla, nel muro proprio, vabbè. Però la tessera ce l'abbiamo. Ah no, dobbiamo prendere la tessera. Ok, dobbiamo salire quindi nell'albergo, mi pare, qua. Raga, qual è il problema? Noi ci andiamo. Che mica abbiamo paura. Ok. Andiamo di arroganza. No, andiamo un po' stealth, va. Intanto sputiamo il barile. No, non gli ho sparato bene. Poi i gangster tutti vestiti eleganti. Grande. Ok. Ah, io come vi ho già detto nel precedente video, regà, abbiamo sfruttato tutti i barili, grande. Stavolta in questo gameplay andremo un po' più di arroganza, no? Più veloci. Anche perché rispetto al Time Splitters 3 comunque ci sono meno filmati, c'è una storia meno preponderante, quindi possiamo appunto proseguire senza troppi intoppi, no? E goderci un po' questo sparatutto vecchio stile. Questo è un albergo. Noi stiamo salendo. Ok. Ah, non ci sente, vabbè. Noi lo spariamo. Perfetto. Braces ha fatto una brutta fine. È morto. Ciao Braces. Ok, raga, eccoci qua. Siamo nella cassaforte. Ah, fucile a pompa, bellissimo. Credo che abbia sbagliato il numero. Qua che il telefono vecchio stile anni 30, no? Qua dobbiamo usare la TNT. Tac. Eravamo troppo vicini, vabbè. Cioè abbiamo 10 milioni di euro, di dollari praticamente, e noi prendiamo soltanto la tessera. Oh, rispondiamo. Madonna, ma quanto è il padrino questo, sta scena. Al momento sono occupati. Qualcuno è venuto a cercarci, raga. E qual è il problema? Andiamo da Big Tony. Allora, raga, mo dobbiamo andare appunto a casa di Big Tony e ucciderlo e recuperare il cristallo del tempo. Sentite, sentite che bella. Che bel comitato di benvenuto ci hanno fatto, eh. Ehi, ehi. Mamma mia. No, regà. Madonna, quanto danno ci hanno fatto. Porca miseria. No. Mannaggia, mi sa che qua ci mettiamo le penne. No, perché non riesco a riconoscere i civili. Non fa niente, dai. Speriamo di trovare. Speriamo di trovare. No. Una corazza. No. Vabbè, raga, se proprio muoio non vi voglio annoiare e taglierò comunque. Ok. Le strade sono ritornate tranquille. Bella Chicago. Hotel. Bella. Ok, raga, ci siamo. Ecco qui la casa di Big Tony. Taxi e membri solo. Porta aperta. Ah, ci hanno visto, vabbè, qual è il problema?
Ok, siamo al checkpoint. Punto chiave raggiunto, raga. Ok, ci stiamo avvicinando. Una luna gigantesca, tra l'altro. Sembra più un satellite di Urano che la luna. Ok. Ok, raga. Ecco, quando esce questa scritta dobbiamo stare super attenti, perché vuol dire che i Time Splitters potrebbero essere vicini. Ora, non so se in modalità normale i Time Splitters escono quando prendiamo il cristallo del tempo. Mi pare di sì. Ok. Ecco qua, siamo nel posto del filmato. The Sunrise Club. Oh, una corazza. Meno male, meno male, meno male. Andiamo, raga. Ci avviciniamo alla fine. Ok. Ah, bello, raga. Tommy da Tommy Gun per due. Mamma mia, che bello sto gioco. È bello, raga. Mo, ora che ci sto rigiocando, effettivamente, per avere 20 anni è fatto veramente, veramente bene. Eccoci qua. Ok, raga. Cosa fa nel mio cazzo? Ok, raga, uccidiamo Big Tony. Che poi Big Tony non è difficilissimo. Oh, oh. Abbiamo preso il cristallo, raga. No, 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 avete visto i Time Splitters? Madonna. Avete visto che era comparso un Time Splitters? Quelli erano Scourge Splitter. Quindi compaiono quando prendiamo il cristallo del tempo. Meno male che siamo scappati subito attraverso il portale. Ah, ricordiamo che i portali del tempo che poi si aprono, ce li apre in realtà il caporale Art dalla stazione spaziale. Perché mentre noi che siamo Cortez stiamo appunto esplorando le varie epoche, c'è il caporale Art che ci guarda le spalle dalla stazione spaziale. Ah, regà, Notre Dame è bellissimo. È il terzo livello, quindi torneremo nell'800, 1895, e qui interpreteremo Viola, e ci sarà proprio una rappresentazione di Notre Dame. È forse l'unico posto realmente esistente che è stato poi trasportato nella saga di Time Splitters. È bellissimo Notre Dame. Ok, regà, grazie. Ci vediamo al prossimo video per continuare la campagna di Time Splitters 2. Ovviamente vi invito a iscrivervi se questi video vi stanno piacendo. Alla prossima!